Buonasera e grazie per la vostra presenza così numerosa questa sera qui, in una serata così fredda. È bello aprire con l'applauso a questi ragazzi che esprimono comunque un'arte, l'arte della musica. Stasera parleremo di un artista, nostro compaesano, prima commentavo con il professore Spinosa, un compaesano quasi per caso, un compaesano che a noi dà un grandissimo lustro, ormai da oltre 360 anni, perché non c'è alunno che si avvicina a un'opera o un amante dell'arte del Sorrentino, non può non vedere, nato a Canale di Serino. Mi sono un po' emozionato perché dopo 10 anni... Vi devo confessare che dopo 10 anni di esilio volontario, un po' dalla vita serinese, il sindaco e l'assessore Marta alla cultura mi hanno colto nel segno, perché questo il Sorrentino per me resta un qualcosa da tramandare, perché è una figura, un genio, per chi lo studia, insomma, sono del parere che ne nascono uno, pochi nel corso di ogni secolo. Però detto questo, divagando già, buonasera a tutti, dicevo, buonasera a tutte le autorità che sono qui, autorità civili e religiose. Saluto innanzitutto il prefetto Maria Tirone, buonasera e grazie. Buonasera al sindaco, buonasera a Simona Carotenuto, che gioca in carta, lasciai con occhi, si stava per laureare, mi trovo qui al tavolo. Buonasera e ben ritrovato l'architetto Raffaele Troncone, in rappresentanza del FAI, insieme al comune, insieme all'associazione Canal Arte di Laura Rocco, presidente Laura Rocco. Organizzato questo evento. Buonasera e grazie alla dirigente dell'Istituto Comprensivo di Serino, Antonella De Dorno. Buonasera al padrone di casa, Don Bernardi, che custodisce gelosamente custodisce il certificato di battesimo sia di Angelo che di Francesco, lo ricordiamo sempre. Buonasera a chi questa sera con il suo intervento ci riscalderà, il professore Nicola Spinosa. Allora, come procediamo? Innanzitutto il titolo è semplice: Francesco Solimene, le arti da Canale di Serino a Napoli, 1657-1700.